92.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Doggy style. Yeah. To all the ladies in the house. Another day in the ghetto. One look outside and I'm already upset, yo. It looks about 102. It's a Saturday and Biggie ain't got nothing to do. I'm interrupted by a phone ring. Sometimes I wish I never got the motherfucking thing. Hello, hello, can I speak to Biggie? Yo, who this? Tanisha, yo, call back, I'm busy. Why don't you hit me on the box a little later? Washed up, got dressed, hits the elevator. Steps out, it's the same old scene. Dope fiend, crack fiend, eyewitness, new team. I seen the honey with the butt looking butter soft. I know she looked my better with them clothes up off. Sitting all thick with the ruby red lipstick. That's the one I got to get with. Can I get with ya? 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 Why you wanna get with me? Cause it got a big. Siamo qui col presidente Maurero del Futsal Pomigliano. Presidente, avevi detto che era l'anno zero, è stato un anno zero positivo perché il Futsal Pomigliano ha vinto il campionato e vola in C2. Vola in C2 è una cosa inaspettata perché non era programmato nulla, anzi quest'anno era programmato solo per divertirci, pigliare ragazzi di torneo che non sapevano nemmeno che cos'era il calcio a 5, con il lavoro svolto dal mister Panico siamo riusciti per noi a questa impresa, cioè abbiamo vinto altri campionati, ma questo è stato rispetto agli altri una cosa inaspettata, una cosa meravigliosa. Ringrazio il mister Panico per il lavoro che ha fatto e i ragazzi che sono stati, come dire, sempre presenti senza avere nessuna pretesa, quindi il complimento va a tutti loro. Adesso si programmerà la prossima serie C2, hai intenzione di confermare in blocco la squadra che ti ha portato al secondo campionato regionale? Per me sono confermati tutti per la loro volontà che hanno messo quest'anno. Poi il tecnico vedrà qualche innesto perché la C2 rispetto alla Serie D sono più partite, quindi abbiamo bisogno di qualche panchina un poco più lunga. Diciamoci tutto, Presidente, il Pomigliano in Serie D stonava tantissimo, il club pomiglianese è un club d'alto livello, spunterete nei prossimi anni a tornare nei livelli che vi competono? Con questo gruppo io me lo auguro di arrivare a salire qualche gradino in più, però torno a ripetere, il Pomigliano non ha pretese di eclatante, anche perché il paese non permette, c'è troppa concorrenza per quanto riguarda le attività sportive, quindi in effetti come siamo arrivati in C1, mi auguro di arrivare in C1, ma più di là purtroppo non il Pomigliano, il comune non ci dà la possibilità di andare oltre. Carmine, da Pomigliano abbiamo vinto un altro campionato, questo di Serie D, e ora ti presento questa banda che ora vedrai, nonostante queste facce losche, hanno vinto un altro campionato di Serie D. Allora ti presento prima Mauro De Falco, lui è il bomber in seconda. Ha fatto una banda, Mauro Di Falco, denominato il tassista, cosa ne pensi di questo campionato? È stata una grande esperienza, la mia prima esperienza a calcio a 5, ho conosciuto persone come te, capitano. La prima e l'ultima? La prima e l'ultima in calcio a 5, ho conosciuto persone bellissime, come il presidente, Panico, tu. Basta, troppo lungo. Poi c'è Nicolella, lui invece lo soprannominiamo, diciamo che lui pensa di vestire alla moda. Nico, che ne pensi di questo campionato? È stata una bella esperienza, ho conosciuto un bel gruppo e sono contento di aver vinto questo campionato. Ma quando deciderai di fare qualche gol in più? Quando tiro un po' più in porta. Lui salta solo l'uomo, poi non segna, non è il suo obiettivo. Fra Licciardi, l'uomo di esperienza, ho detto tutto, è l'unico insieme a me e qualche altro che ha avuto qualche piccola esperienza di calcio a 5. Piccola. No. Comunque, l'eroe di San Vitaliano. È stata una bella partita, vinta solo per una scommessa col mister. Comunque è stata una bella annata, un bel gruppo e ci siamo divertiti e questa è la cosa più importante. Carmine, ora ti presento gli stranieri di Costanzo e d'Inverno. Loro sono gli stranieri, sono i due extracomunitari, vengono dalla lontana Acerra, non parlano molto bene l'italiano, quindi se magari non li capite... Tutto blocco se caiva. Anche per me è stata una grande esperienza.
due ottimi ragazzi, veramente un bellissimo gruppo. Poi abbiamo il Muro di Berlino, altro che Cannavaro, il nostro centrale, la Gatta. Buonasera a tutti. Che ti devo dire? Io a Porta era molto tranquillo quando c'era lui. Bruno, questo è il tuo primo campionato, è il tuo primo anno, che ne pensi? Di la verità, com'è stato? È stato veramente molto bello, molto teso fino alla fine, perché ci stava l'Ottaviano che era una bella squadra. Ma l'anno prossimo che facciamo? Speriamo di vincere anche la C2. Esagerato! Se tutto va bene! D'Amato! Allora, no, Dama, vieni qua! Allora, io sono il capitano di questa squadra, ma l'uomo di esperienza è Raffaele D'Amato. E che esperienza? Questa è tutta esperienza, questo, guarda, è proprio tutta esperienza. Lui dava il cambio al nostro Bomber. Bomber piccolo! Salve. Eccolo qua, Bomber piccolo. Di professione faceva il portiere, ma quest'anno ci ha deliziato con 49 gol e una trentina d'assist. Assolutamente, mi reputo l'unico portiere della squadra io. Cioè, non ho capito cosa sta insinuando. Che diciamo sono l'unico portiere. Noi giochiamo come il nostro motto: senza portiere e con un attaccante portiere. Cioè, figurati quest'anno che banda, figurati. Ecco qua, tutti insieme è la promozione del Pomigliano. Grazie a queste persone, i portieri, abbiamo vinto il campionato. No, solo portieri hanno fatto Fabio vincere. Sodano, i portieri l'hanno fatto vincere quest'anno. Eroe di Ceppola. Perché il pivot non ce l'avevamo quest'anno. Senza pivot ci hanno fatto giocare. Li hanno messi insieme perché dovrebbero giocare in quattro. Maurizio Salviati, che non è parente di Stefano, No, niente, è stato un onore fare il quarto portiere di Peppe, perché è un grande portiere. L'onore è stato nostro avere questo gruppo e te con noi. E poi c'è Fabio Tabacchini, il grande portiere del Pomigliano. Grande ne è solo uno di nome, di fatto lo sappiamo, siamo contenti di questa vittoria. Fabio è stato determinante quest'anno, Carmine è stato determinato in tantissime partite, Ottaviano su tutte. Dopo un po' di esperienza poca. Grande. Allora Carmine, ora invece dopo la squadra ho radunato l'anima del futsal pomigliano, ossia tutta la società. In ordine da destra a sinistra, Vincenzo Panico, mister e uno degli artefici di questa promozione. Mauriello Nicola, patron del Pomigliano, presidente con una passione per questo sport ormai a altissimi livelli. E poi c'è Gino Marino, direttore generale, e Pasquale Allocca, che cura il sito e le pubbliche relazioni della squadra. Pasquale, partiamo da te allora, che ne pensi di quest'anno? Ne hai visti tanti a Pomigliano, quest'anno che ne pensi? Quest'anno è stata sicuramente la vittoria più bella, perché era inaspettata e poi ci siamo divertiti, i ragazzi sono simpaticissimi oltre che bravissimi, anche se stai tu a Porta. E vabbè, ogni squadra ha una pecora nera. Abbiamo vinto lo stesso campionato nonostante te. Si vede che la squadra era brava, era forte. Gino, e tu? Niente, non voglio ripetermi, ma veramente è stato un anno bellissimo, un successo inaspettato e quindi ancora più vissuto, e con dei ragazzi, con un gruppo che si è formato davvero fantastico. È vero. Presidentissimo, siamo arrivati a te. Non voglio ripetere quello che ho già detto prima all'amico Carmine. Quest'anno è stato un anno stupendo sotto tutti i punti di vista. Grazie al mister, il lavoro che ha svolto con questi giocatori che non conoscevano che cos'era il calcio a 5. Lui è stato un ottimo preparatore e mi auguro che l'anno prossimo faremo qualcosa di meglio. Presidente, ma i tifosi vogliono sapere, l'anno prossimo il Pomigliano che ambizioni avrà? Quest'anno che ambizione avevamo? Quest'anno quello di fare un campionato tranquillo e l'abbiamo vinto. E l'anno prossimo? Faremo un campionato tranquillo di C2. Quindi lo vinciamo pure l'anno prossimo? Quello che vede poi si vedrà. Va bene. Dulcis in fundo, mister Panico. Mister, hai vinto un altro campionato. E quindi? No, dico, ma quindi allora sei un mister in gamba? No, non è vero. Sono dei giocatori fantastici quest'anno e quindi per questo abbiamo vinto il campionato. Ma l'anno prossimo ci sarai sulla panchina del futsal pomigliano? Non lo so, dobbiamo vedere un attimo in settimana cosa dirà la società e poi decidiamo. Ah, ho capito, quindi la tua permanenza non è certa qua? No, non è certa. Presidente!
101.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.